Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gelloz, episodio 7 della nostra partita con dove cavolo è il nostro impero? Eccolo qua, no, piccolino, devo ancora caricare il salvataggio. Partiamo da qua perché volevo solo dirvi che ovviamente stiamo giocando ancora con la vecchia patch. Ieri è uscito il nuovo DLC, Mandato of Heaven. Io ce l'ho, ma ora non lo stiamo utilizzando e siamo ancora nella patch. Qua non si vede purtroppo, ma comunque 1.19.2. Perché ovviamente se no il salvataggio sarebbe incompatibile. Visto che mi sono messo un attimo a trafficare, ho fatto anche quello che mi avete chiesto. Ovvero vedete che qua la bandiera è un pochino differente da come era prevista. Cioè era prevista, da come dovrebbe essere. Sono riuscito a inserire la nostra bandiera, cioè la copertina come bandiera. Mi sembra molto più figa di quella originale. Quindi iniziamo, anzi continuiamo questa nuova partita in Iron Man. Ok, allora non si vede benissimo qui così, però dai, secondo me ci sta. Sostanzialmente è la copertina della serie, un pochino più bella. Allora, qua l'altra volta abbiamo finito di espandere l'Armenia, la Siria anche mi pare. Abbiamo appena fatto una guerra in cui ci siamo presi Venezia solo per noi. Purtroppo ci hanno ciulato tutto il resto gli altri, quindi ora dovremo venire a capo di questa faccenda. Io ho truppe con la bandiera nera, dove? Ok, qua, perché abbiamo appena mandato via questi. Dai, la bandiera è fighissima. La bandiera è davvero bella. Ci sta, e tra l'altro siamo quasi il primo Great Power. Loro hanno fatto un salto pazzesco, sono saliti a 1530. Non vorrei che abbiano tipo conquistato qualcosa e me lo sono perso. No. Cioè non sembra, insomma. Il Brasile è enorme, vediamo com'è il Liberty Desire del Brasile. Lo 0%, mi sembra un po' lento il gioco a scorrere da destra a sinistra. Boh, non so se anche voi avete questa impressione. Comunque dai, riprendiamo la partita. Allora qua mandiamo questi, eliminare questi. Io non sono in guerra con nessuno. Che strana questa cosa. Questo qua, adesso abbiamo la tregua fino al 705, con i mamelucchi fino al 703, con loro fino al 708. Che attacco ora? Non so che attaccare. Stavamo cercando di rendere loro un mio vassallo, mi pare. Quindi stavamo facendo questa cosa. Siamo arrivati al massimo come punti militari. Ora sono da spendere. Allora inizio ad andare qua e andare qui. Perfetto. Poi ho un po' di debiti. Ne posso ripagare uno. Ok. Stavamo cercando di farci anche una flotta di quelle devastanti. Quindi ora vediamo di sistemare la faccenda. Venezia si vuole sposare, certo. Poi questa qua sta salendo. La Georgia si vuole sposare, certo. I miei punti papali sono arrivati a 100, certo. Va bene, dai, hai una serie di certezze, almeno questo. Poi posso andare avanti di tech. Aspettiamo l'anno prossimo. Che idiota, sto spendendo, sprecando punti, non spendendo punti. Qua siamo a 4 di 4. O mando via sto tizio, o invece, visto che manca poco anche al 700, facciamo un po' di development qua. Facciamo a così. Adesso sto facendo un sacco di development qua perché appunto ora ci sarà un bellissimo evento. Ma tutti che si vogliono sposare con me, non è che ho tipo appena finito di uccidere qualcuno? Può essere che mi sia dimenticato ovviamente, eh? Ho ucciso... no, non ho ucciso nessuno. Qua dovremmo stare attenti perché quello lì avrà molti problemi. Ok, Malta is our. Quindi i cavalieri, mi dispiace. I cavalieri considerano magari anche questa loro provincia. No, solo Malta, va bene. Posso rendere Malta uno stato. Qual è lo stato di Malta? Ah, è isole mediterranee, quindi Baleari. Wow. Cioè, se rendo Malta uno stato, praticamente mi cucco le Baleari, la Sardegna e la Corsica. Non lo sapevo. Allora, vediamo un po'. Andrei in perdita, quindi per ora non facciamo assolutamente nulla. Lasciamola così. E buonanotte. Buonanotte. Allora, queste qua cosa sono? Vai qua. Poi anche questa ha bisogno di essere un pochino potenziata. Stavamo potenziando anche un po' di queste.
Non sto guadagnando tantissimo. Non dovremmo avere problemi di ribelli in questo momento. Solo quelli a Malta. Allora, facciamo una bella cosa, Malta. Così non abbiamo ribelli nel nostro paese. Adesso ci facciamo un periodo di pace, direi, ragazzi. Quindi abbassiamo il mantenimento delle armate. Alziamo quello della corruzione. Così la pompiamo giù velocemente, visto che è a 6. Questo qua mettiamo queste che ci sono già. Le mettiamo tutte quante in mothball. Così risparmiamo qualche soldino ancora in più. Poi io ho dei forti, cioè ne è rimasto qualcuno perché li ho distrutti tutti. Questo lo distruggiamo. Tanto non stare in pausa gioco, per favore. Ah, ok, c'è l'illuminismo. Vediamo dove cavolo è arrivato. Voglio distruggere il castello, sì. Vediamo dov'è l'illuminismo. Si accettano scommesse, ragazzi, perché potrebbe essere tipo Brandeburgo o altre città. Sono molto curioso di vedere dove è arrivato. Vediamo un attimo. No! In Russia! In Russia! In una città con 10 di development. Non ci posso credere. Cioè, è strana sta cosa, eh? Almeno qui c'è la... Non c'è neanche l'università, c'è solo la basilica. Boh. A casaccio. Comunque in teoria ora si espande velocemente la faccenda perché ho già delle. Ho già queste. 1,18 al mese, quindi. Allora, sarebbe da fare la tech, visto che ora abbiamo un malus dello 0%. Perfetto. Poi abbiamo delle idee. Abolizione della schiavitù, aumentiamo il prestigio, diminuisce lo strength per un anno. No, 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 noi vogliamo assolutamente più schiavi. È essenziale che ci siano molti schiavi. Poi continuiamo a fare questi, cerchiamo di rendere lo stato più ricco, più efficiente, più tutto. Va bene, cose varie. Allora, con questo diplomatico libero, cosa facciamo? Facciamo uno spy network su di te. Anche perché la tregua con te finiva nel... No. Fra un sacco di tempo. Con chi è che finiva presto? 705, non mi ricordo più, boh. Mi ricordo che potevo attaccare qualcuno. Ah, forse volevo annettere l'Armenia adesso. Questo è un core di qualcuno, claim di qualcuno, no. Allora, annettiamo l'Armenia. Sei annettibile, te? Annex vassal, sì. Allora, annettiamoti. Annettiamoti. Questi mettiamoli dove... Subiamo meno danno però, tipo uno sulla capitale. 3 di mercantilismo? Oh no! Che domande sono? Dammeli subito. Perfetto. E tu sei qua, mettiti in Crimea, direi. A posto. Possiamo andare avanti con le idee. Oh, fantastico, un diplomatico in più. Ottimo, così possiamo potenziare le relazioni con te. E ti annettiamo anche la Georgia, direi che possiamo annettere. Questa roba ce la prendiamo per noi. Quindi ora annettiamo questi due vassalli e la Siria possiamo prenderci ancora qualcosa. Ops, un pochino di tasse in meno. Questa sale un pochino più lentamente perché non stiamo più convertendo nessuno. Qua pigliamoci, wow, tre. Questi qua sono quelli che dobbiamo andare a prenderci in realtà. Comunque, torna a casa da Tunisi 138. Questo non è proprio una buona notizia. Allora, prima di andare avanti, volevo un attimo costruire qualcosa. Dove caspita si fa? Allora, qua costruiscimi una chiesa qui e magari anche nelle altre città quelle potenti, tipo qua, qua, qua. Poi volevo un super mega dockyard. No, non questo. Il gioco si è messo in pausa, accidenti. Allora, cediamo Ankara da Bisanzio Antiochia. No, Antiochia si può restare nella Siria. Perdiamo il claim su Antiochia, assolutamente, va benissimo. No, volevo. Facciamo questo, ok. Quanti pop-up e basta però, che palle, posso cliccare sulla mappa o il gioco deve continuare? L'influenza sale o perdiamo soldi, prestigio. Vanno a 74, va bene ancora, dai. Ok,
Ah, non ho i soldi per fare questo. Allora aspettiamo, dai. Va bene così. Hanno dichiarato guerra a Zazu. A Zuzu. Un'altra cosa. Sale la corruption o ci prendiamo uno spy master? Prendiamoci lo spy master. Va tutto bene, va tutto bene. Allora, innanzitutto tu. Come la sistemiamo la faccenda? Il mio computer ha deciso di sembrare una specie di tritatutto, sta facendo un casino pazzesco. Allora, vediamo come possiamo migliorare la faccenda. Possiamo stabilire un protetto... No! È diventato troppo scarsa! Non posso più! Sono... Potevamo, ora non posso più! È che il protettorato non me ne faccio assolutamente niente io. Ah, cavolo. Allora, facciamo così. Build Spy Network... E rompiamo l'alleanza per ora almeno. Ce la conquistiamo. Io volevo renderlo vassallo normalmente, ma quanto vedo non è. Non sa da fa, insomma. Non sa da fa. Quant'è che costa fare lo stock exchange? 400, wow. Va bene, Recall da Venice, che comunque è positivo. Ottimo. Guardate qua la Spagna quanto si sta addentrando nell'Italia. L'Italia adesso è divisa solo tra tre poteri: Spagna, Papato e Savoia. Non c'è nient'altro. Cioè ci siamo noi con Venezia, un pochino di Austria, ma davvero niente di che. Con chi è che sei in guerra tu? Pomerania, Brandeburgo, Francia. Uè, questa qua ce la dobbiamo vedere. Che guerra è? Porca miseria. Spero che i miei alleati non vengano devastati da Brandeburgo. Però in teoria il Papa sembra piccolo ma è cazzuto, quindi dovrebbe avere la forza di resistere. Allora, ribelli. Qua facciamo così, ma alziamo un attimo il mantenimento. Prima che riescano a fare le cose, però non si muove questo. Forse deve aspettare di essere al massimo. Cioè, facciamo così e così, perfetto. Chi è che non è contento di essere con noi? Ah, la Siria. Potremmo potenziarla. Tra l'altro guardate l'Etiopia quanto è salita. E questo chi è? Spain? La Spagna che invada le... No, assolutamente questo non va bene. Perché non posso fare niente in questo momento, io sono al massimo. Allora togliamo questi, uniamo questi e potenziamo la nostra flotta. Chi è che si sta esagitando qua? I sunniti Zerot, perché stanno convertendo, e Shivan Independentist. 49%, noi che ci riprendiamo il forte di Astrakhan. È fondamentale questo perché abbiamo 71% ovviamente in questa campagna. Sempre così le cose. 71% abbiamo avuto di Seasons Break e non abbiamo vinto, vi rendete conto? Allora, perdiamo 50 punti, i Burgess o amministrativi. Siamo così che va bene. Ancora, eh? Dai, oh, ce l'abbiamo fatta. Ma Nogai è venuto a liberare le nostre province. Grande. Probabilmente perché erano ribelli che avrebbero dato fastidio anche a lui. Mi sembra strano però, eh. Ma tutto è possibile. Allora qua facciamo così. Tu invece quanto costi? 700. Perché così tanto? Cioè questo costa 216. Questo costa tipo 1,5 milioni. Perché? L'ho fatto ancora, ho preso un vassallo che ha le... Ah no, perché questi qua sono i territori di qualcun altro, mi sa. Sì, forse... Sì, per quello. Vabbè, comunque facciamo improve relation anche con te. Di qua possiamo tornare a casa. Li annetto tutti e due contemporaneamente, ma finirà ovviamente prima l'Armenia. Annex vassal. E anche qua
aspettiamo ancora un mesetto. Dai che ci siamo. Perfetto. Perché non posso? Perché devo chiamarlo a casa da qui. Annex vassal, perfetto. Ora torna a casa da qua. Io spero davvero, cioè se la Spagna ci attacca qui, ragazzi, guerra mondiale, ve lo dico subito. Ve lo dico immediatamente. Allora, establish protettorato, no. Dissolve alliance. Ora abbiamo una tregua. Tanto questo qua lo voglio per me, il Cairo. È davvero una figata poter fare i claim così senza andare a guardare la lista. Meno male me l'avete detto. Allora, quante navi siamo arrivati a vedere, ragazzi? Perché stiamo davvero scalando le classifiche qua. 34 navi pesanti, abbiamo appena superato la Spagna. Ora io ho un dubbio che heavy frigates, no, allora quelle nuove qui sono attack 25, che non credo abbia nessuno, quindi in un ipotetico scontro contro di loro ce la dovremmo fare. Select, abbiamo perso un leader. Stiamo finendo tutti i soldi per fare le nuove navi, ma io credo ne valga la pena. A proposito, sto salendo sopra Force Limit 99. Ce ne metteremo un po', perché tra l'altro noi abbiamo la missione di arrivare al numero di navi uguale alla Francia, tipo. Giusto? E loro ne hanno 85. Ah, ce l'abbiamo appena fatta. Naval morale, eccetera, eccetera, eccetera. Grande. Poi, Anniki, annienta Venezia. Ma... aggressive expansion impact non è assolutamente male. Però cosa me ne faccio? Incorporate Armenia, che è quello che sto facendo, direi. Ah giusto, mi sono dimenticato di fare annex. Ah no, sto facendo annex di tutte e due. Sì, siamo già al 40% dell'Armenia, ragazzi, wow. Easy peasy, sapete perché? Perché abbiamo la diplomatic reputation sopra le stelle e sotto le stalle. Beh, non è altissimissima, però comunque l'Armenia sono territori abbastanza poveri. Traditori! Ci sono dei traditori a Malta. Ehi, è pieno di eventi negativi. Ah, c'è il nuovo Belisario. Ho capito. C'è il nuovo Belisario che è un 535, sti cazzi, ragazzi. Però è scarso da quel punto di vista lì. Allora, facciamo così. 13 ribelli a Buzozo. Dov'è che è? Bozok. Ce la posso fare? Bozok. Ok. Allora andiamo a Bozok. Goddess with Philippos. Assolutamente sì. Poi abbiamo dei disastri in corso? No, per ora no. What is this? Porca vacca! Ragazzi, guardate che erede abbiamo! Costantino in persona è tornato in vita! 5-5-6! Porca puttana! No, 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 siamo anche nella settimana santa, non bisogna dire parolacce. Wow! Grande! Elena di... non si può dire da dove arriva perché è la città santa. Ok, loro hanno dichiarato guerra ai mamelucchi. Noi possiamo dichiarare guerra a qualcuno a brevissimo. Ok, grande, grande. Local mission restraint. Ma sì, chi se ne frega. Allora, dobbiamo andare a liberare sto posto, quindi qua. Select. Sti cazzos, vada. E tu vai qui. Yes. Con un nuovo tizio, visto che è morto. Per me non è proprio il top, ma fai così. Voi arrivate a Buzozoz, qua. Appena ci siete, attacchiamo. Ci attacchiamo, schiaccio il tastino. Vai! Oh mio Dio, no, no, no. Vediamo chi è. Prima di ucciderlo, vediamo chi stiamo uccidendo. Magari è tipo
7-7-7. Vabbè, non credo sia possibile. Però, Dionigi 4-4-3. Beh, non era male, ma è molto meglio il nostro. Quindi a posto. Fatto. Allora, questa qua è un po' bassina. Speranze per gli etici, income from vassal, diplomatic reputation. Sapete, dai, facciamo almeno una botta. Ciao, voglio giocare proprio tranquillo. Non mi vedrete mai più fare una cosa di questo tipo. Wow, quanti uomini sono morti per attaccare sto tizio. Ok, dai, tornate indietro. Voi sarete l'esercito che sta ad Atene. A posto. E qua io non so se fare remove garantito, perché potrebbero essere attaccati dalla Spagna. Vediamo se hanno un claim. No, gli spagnoli non hanno un claim. Quindi di per sé magari non l'attaccano. Vediamo se è negli interessi della Spagna. Sì, lo è. E anche tutta sta zona. Sono arrivati fino qua. No, mi dispiace Spagna, questa significa guerra. Mi dispiace, ma questa zona assolutamente deve essere mia e soprattutto anche questa. Comunque, io qua rimuovo la garanzia e tutto quello che abbiamo, anche perché almeno riduciamo le cose diplomatiche. Allora, revoke garanzia, perfetto. Altre cose che ho? Syria, Land in Vassal, non sono sposato con loro. Ok, ne ho due in più. Georgia, Armenia, Venezia. Sposiamoci con questi tizi. Ah, ora non vogliono. Vabbè, cazzi suoi. Perfetto, siamo al 59-10%. Sapete cosa manca a sto gioco? La mappa. È finita la tregua con te, eh? Yes. Perfetto. National arresto, perdiamo 10 di prestigio, va bene. Hanno accettato. Ok, Venezia ha l'illuminismo. Facciamo un giro veloce delle tregue perché non me ne ricordo. Allora, questa qua 705. Di qua non me ne frega nulla. Te mi sembra l'8. Esattamente. Quindi ora posso dichiarare guerra a te. Perfetto. Ui? Etiopia. L'Etiopia sta garantendo gli ottomani. Ma che palle! Vabbè. Facciamo così e basta. Etiopia, tu con chi sei alleata? Con nessuno, con la Macuria, che però non credo possa venire in guerra, perché lei di per sé è già in guerra con i Mamelucchi. Quindi posso mettere l'Etiopia come belligerante. Vabbè, come se fosse un... come si dice? Un'introspezione. No, non è decisamente la parola che volevo utilizzare. È come se fosse un guardare un Inception. Inception. Perché? Perché sì. Io che attacco l'Etiopia. Vai. Poi non so cosa stiate facendo. Tornate a casa, please. È tutto bloccato. Allora, tu ti fermi qua. Tu vai a lasciare giù la gente qui. Per favore. E poi vediamo di sistemarlo. Ok, la Siria di per sé combatte in difesa. Quindi noi combattiamo in attacco e vediamo un po' come gira la faccenda. Questa cosa è occupata dalla Pomerania. Ancora, caspita. E qua la guerra sembra abbastanza interessante, a dir la verità. Ci siamo, perfetto, quello l'hai preso tu. Ora, tu, porta qua il resto della truppa. Sì. Queste navi vengono qua. Andiamo ad attaccare questi. Posso prendere un'idea che non è questa, ma è questa. Io sono però indietro a livello di... E voglio assolutamente questa prima della fine della guerra. Quindi aspettiamo. Che attenzione che 58.000 non sono pochi. Vieni qua con questo.
Qua stiamo riportando a casa la gente. Speriamo che Tunisi resista, perché ovviamente la conquisto e la rilascio. A questo punto mi sembra la cosa migliore da fare. E qua iniziamo ad assediare questo prima che ce lo fotta questo stato qui. Tra l'altro speriamo venga annientato dai mamelucchi. Cioè ti fiamo i mamelucchi in questo momento. Qua russi che vanno in giro. Con chi è che eravate in guerra voi? Con la Persia, si sono menati per la conquista di questa parte. Ha vinto la Russia contro la Persia. Bene, perché almeno ci possiamo prendere questa zona più facilmente, probabilmente. Ok, facciamo una cosa del genere. Ok, vai di qua. Terzo esercito è arrivato. Yes. Portiamo anche lui qui. E mettiamola in mothball questa flotta, perché non ci serve più ora. Qua ne tengo una da sola, perché dobbiamo migliorare la nostra flotta. Giusto? Mi sembra giusto. Perfetto. I debiti non li pago, mi costruisco la flotta bizantina. Dai che ci siamo. Ok. Questi arrivano giù. Li piazzerei qua, così loro non possono proprio passare. Ci siamo ripresi Alessandria. Qua lascia un tizio solo. Ah, accidenti, non possiamo andarci direttamente. Siamo molto più forti di loro, però pensavo di poter passare, peccato. Abbiamo vinto senza... Vabbè, possiamo tornarci direttamente, ovviamente, perché... Sta così, tu vuoi passare, tu sei il mio migliore amico, puoi fare quello che vuoi. Ok, questa siamo solo al 9%. Cerchiamo di... siamo già al massimo con loro. Non è che posso fare molto di più ora. Quando è che finisce la tregua con te? Devo ricordarmi, maggio, fra 3 anni attacchiamo Tunisi immediatamente. Ok, ho preso perlomeno le città che mi interessavano. Adesso cerchiamo di confinare con la Spagna. E qua scendiamo giù. Vediamo, perché non, cioè, potrebbero vincere i mamelucchi. Non so chi stia vincendo questa guerra. I mamelucchi di brutto. Quindi cerchiamo di non aiutare questi. Assolutamente. Ok. Bene, allora, l'episodio di oggi è finito. A me piacerebbe andare più veloce di così, però vedete che non è che non accadono cose, purtroppo. Eventi vari, guerre mondiali devastanti qua, addirittura... Non è finita male, nel senso che la Pomerania forse si sono riconquistati questa. O il Papa è uscito dalla guerra, vediamo un attimo. Non so se è la stessa... la Francia schiacciata da due lati. Interessante. Vorrei portarmi... tu sei alleato col Commonwealth anche. Commonwealth, Burgundy, Austria, Porto Pollo. Allora, quando attaccheremo l'Austria, saremo in grado di attaccare anche la Spagna. Quindi magari possiamo usare 2 eserciti qua sotto e qua andarci piano. Quando abbiamo finito qua, andare qui. Boh, potrebbe essere una guerra impegnativa comunque. Vediamo qua cosa succede, perché se questi conquistano... Cioè, l'Egitto deve essere tutto nostro, perché deve essere tutto convertito. Quindi ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.